Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Spark è l'amplificatore di cui tutti parlano sui social network e su YouTube un sacco di persone hanno dedicato video e tutorial a questo amplificatore. Io stesso ho realizzato in febbraio un primo video a cui poi ne sono seguiti altri e questo video ha raggiunto veramente tantissime persone, sono molto orgoglioso di questo. Ma come si usa Spark? Ho deciso di realizzare qualche breve video dedicato proprio alle sue funzioni essenziali e oggi partiamo con la sua impostazione, diciamo, più elementare. Come si fa a settare Spark come scheda audio per poter poi registrare la chitarra o il basso sulla propria Digital Audio Workstation? Adesso ve lo mostro, iniziamo! Eccoci in sessione. Io sto utilizzando Logic Pro X, ma tutto quello che sto per dire vale anche per tutte le altre Digital Audio Workstation, siano esse Cubase, Pro Tools, Reaper, tutto quello che volete. I menu sono magari in posizioni un po' diverse, ma il funzionamento e l'approccio è lo stesso identico. Come potete vedere, la mia voce viene registrata in questo momento, o meglio, viene rilevata dalla mia scheda audio impostata in questo momento, che è la mia Scarlett 6i6 di seconda generazione. Infatti, se io clicco sull'input, posso vedere i 6 ingressi della mia scheda audio. Ora io devo andare a sostituire questa scheda audio d'ingresso con Spark. Quindi andrò su Logic Pro X, preferenze, audio, seleziono, e qui avrò l'output e l'input. Se io seleziono Spark 40 USB sia nell'output sia nell'input, avrò Spark che mi funziona esattamente come una completa scheda audio. Quindi tutto quello che registro, ma anche tutto quello che sento, passerà dagli speaker di Spark. Io personalmente utilizzo un'altra impostazione, ovvero lascio la mia scheda audio di ascolto impostata con la Scarlett, così posso utilizzare anche, come dire, i miei speaker esterni, i miei monitor e le cuffie. E invece come input appunto vado a selezionare Spark 40 USB. Fatto, applico. Ok, ho già fatto. Come potete vedere, se io vado a selezionare negli input, avrò solo un input, che è appunto Spark, e passa via USB. Se io parlo, non c'è più il monitor che si attiva, e quindi non ho più l'indicatore, diciamo, del movimento della mia voce. Come potete sentire, adesso ho la chitarra, se registro così, o meglio, se suono così, voi sentite il suono uscire dagli speaker e entrare nel microfono che ho qua. Ma non è quello che vogliamo. Noi vogliamo che sia Spark a registrare. Quindi andiamo ad attivare il monitor. E ecco qua. Già fatto. Ora possiamo anche registrare. Adesso vado a disabilitare l'odioso metronomo. Registro. Fatto. Andiamolo a risentire. Ecco qua, già fatto. Ripeto, secondo me è meglio utilizzare questa impostazione così riuscite a sentire esattamente quello che state registrando e non quello che sentite nell'ambiente. Anzi, un altro suggerimento che vi do è di abbassare a zero il volume di uscita di Spark, così non avete quel fastidioso effetto di audio che sentite sia nell'ambiente circostante sia nelle vostre cuffie. Ok? Abbiamo già fatto. Niente di difficile come avete visto. Naturalmente ogni Digital Audio Workstation ha il suo menu, ha i suoi settaggi, ma il processo è sempre lo stesso. Vi chiedo quindi di lasciare nei commenti cosa ne pensate di questo video e se avete avuto dei problemi ne potremmo discutere insieme. Iscrivetevi al canale, attivate le campanelle e condividete questo video nelle vostre community. In questo modo possiamo restare legati e possiamo continuare a imparare a usare Spark insieme e a migliorare il nostro utilizzo sia in fase di ascolto sia in fase di registrazione. Quindi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!